Se non puoi convincerli, confondili. Lo disse Harry Truman ed è stata questa la strategia utilizzata dalla lista numero 2 in questa campagna elettorale. Non avevano argomenti per convincervi, hanno tentato di confondervi. Noi abbiamo in questa campagna elettorale che stasera volge al termine fatto una scelta. Abbiamo portato avanti una campagna elettorale tranquilla, pacata, imperniata sui contenuti e soprattutto su quell'idea di sviluppo, di governo che abbiamo per questo nostro territorio comunale. L'abbiamo portata avanti nelle piazze, nelle strade, nelle case, trovando giorno dopo giorno la vostra vicinanza e il vostro calore. Una campagna elettorale che si impernia su un programma che ha un fulcro centrale, che è appunto un'idea di sviluppo strategico, organico, occupazionale, turistico di questo territorio comunale. Francesco ha detto che ha parlato del programma. Il nostro è un programma, quello che vi è stato distribuito, è un programma articolato, argomentato, è un programma che ci vedrà innanzitutto impegnati, dovrà vederci impegnati innanzitutto in un immediato snellimento di quella che è la macchina amministrativa che è appesantita da una visione egemonica della cosa pubblica che c'è stata fino a oggi. Una macchina amministrativa che dovrà dare delle risposte e che dovremo avere noi la capacità di riorganizzare valorizzando le competenze interne, ma dobbiamo avere anche la capacità di rimuovere tutti quegli ostacoli che si frapporranno tra la nostra idea di sviluppo e l'inceppamento. Il nostro è un programma, dicevo, articolato. È un programma che passa attraverso una visione diversa delle politiche sociali. Non serve semplicemente fare assistenzialismo verso quelle categorie disagiate che purtroppo ci sono nel nostro comune, ma serve una seria e attenta politica di erogazione di servizi. È un programma che passa attraverso una nuova politica del territorio, una politica che noi da una parte abbiamo intitolato e che vediamo il nuovo volto del fronte del mare, che ci vedrà impegnati in interventi strutturali e infrastrutturali su tutta la fascia costiera. Una nuova politica urbanistica del territorio, diceva bene Francesco, che ci vedrà impegnati salvaguardando le tipicità e le peculiarità di ogni frazione, non in interventi calati sul territorio a macchia di leopardo, ma interventi organici. Noi siamo nel fulcro, in quello che era il fulcro della vita sociale del comune di Castellabate, Piazza Lucia. Noi per questa piazza, per tutta questa zona abbiamo in mente un intervento organico che vedrà innanzitutto la riqualificazione di questo che è la casa comunale, della piazza di Villa Lucia, del parcheggio a fianco, del largo Caduti del Mare, una visione organica come ci sarà su tutte le frazioni. Una nuova politica economica, e quando si parla di economia è evidente che dobbiamo menzionare il settore trainante della nostra economia, il turismo. Per il turismo noi abbiamo in mente un piano strategico di sviluppo in sinergia con gli attori economici locali, un piano sinergico che dovrà rilanciare l'immagine turistica di Castellabate attraverso degli interventi che noi incentiveremo con la riqualificazione a attività ricettive delle case private, con lo snellimento delle procedure di destinazione di cambio urbanistico per i locali a piano terra e per tutta una serie di interventi che abbiamo già concordato con gli operatori del settore e soprattutto con il commercio. Noi riteniamo che soprattutto nel settore commerciale sia
Impossibile, noi abbiamo il dovere di tutelare l'economia locale. Noi impediremo quel mordi e fuggi che si verifica soprattutto nel periodo estivo, quando persone che vengono da fuori, ma non perché noi vogliamo chiudere le porte agli altri, vengono qui sul nostro territorio comunale a fare delle indiscriminate aperture che nulla portano in termini occupazionali e di reddito al nostro comune. Tutta una serie di interventi, di politiche ambientali. Il programma è a vostra disposizione, non mi dilungherò ancora in questa, appunto, nel programma. Noi abbiamo portato avanti una campagna elettorale, ho detto dai toni pacati, tranquilla, al contrario di quello che hanno fatto gli altri. È stata una campagna, la loro, come ho detto prima, in cui, non avendo argomenti per convincervi, hanno tentato di confondervi. Il sindaco uscente, che anche qui stasera è venuto a fare la solita lamentazio di pietismo e di attacchi, ha fatto una campagna elettorale fondata unicamente sulle ingiurie, sulle accuse pretestuose, gratuite. In questa squadra ci sono inetti, incapaci, fuggitivi, traditori, evasori, e per il sindaco uscente chi più ne ha più ne metta. Il sindaco uscente che sta lasciando alla storia di questo paese un libro che viene distribuito con all'interno i facsimili della lista numero 2 nelle vostre case, attraverso del personale che viene pagato da voi. È lui che si erge sempre nel rispetto delle regole. Le regole le fa a suo modo e piacimento. Sta consegnando, appunto, a questo comune le sue memorie. E che dire del candidato a sindaco Marco Rizzo, che ha fatto della coerenza il caposaldo della sua azione politica e amministrativa. È stato di una coerenza estrema. Marco Rizzo, vice sindaco nel 2004, ha lasciato la giunta Maurano perché Maurano non gli consentiva di fare quello che lui aveva in mente di fare, e perché non aveva abbastanza visibilità, ha lasciato Maurano. Nel 2009 è ritornato da Maurano per riguadagnare quella visibilità a cui mancata visibilità, e perché era stato relegato da voi, dalla popolazione, a sedere nei banchi dell'opposizione insieme alla dottoressa Cannalonga, candidata a sindaco del 2006, oggi in lista con Maurano. Entrambi si sono arrogati il compito di essere i salvatori della patria. Sono stati degli usurpatori, ma non perché sono andati a ricoprire le poltrone, ma perché hanno usurpato il vostro volere che li aveva relegati all'opposizione. E che dire ancora dei nostri ex amici? I nostri ex amici di partito, che per mesi prima delle elezioni provinciali hanno con noi condiviso un'analisi critica nei confronti di un'azione amministrativa che neanche loro condividevano più. Hanno partecipato ad un progetto che ci ha visto vittoriosi con l'elezione di Costabile Spinelli alla provincia. All'indomani del voto provinciale sono stati scacciati via dalla poltrona per comportamento sleale. Dopo appena un mese sono ritornati a sedere su quella poltrona perché avevano paura che perdere la poltrona gli avrebbe impedito quella gestione di quel potere clientelare, di quel potere spicciolo che hanno esercitato senza nulla portare a questo territorio in questi 2 anni, e stanno continuando a esercitare in piena campagna elettorale.
dell'ultima ora, caro consigliere Grande, per quanto tu voglia giustificare il tuo ingresso nella lista numero 2, per quanto tu voglia arrampicarti sugli specchi e trovare delle giustificazioni, con questo ingresso, con l'ingresso dell'ultima sera, hai rinnegato 10 anni di una storia politica e amministrativa che ti hanno visto all'opposizione di Maurano, con il quale oggi tu stai sedendo. Abbiamo portato avanti una campagna tranquilla e abbiamo assistito, e concludo perché credo che sto prendendo troppo tempo, abbiamo portato avanti una campagna serena assistendo a quello che ho detto prima, al tentativo di confondervi. Vi volevano confondere, forse hanno tentato di confondervi in questi ultimi giorni con le colate di asfalto sulle strade, con la posizione di cartelli di inizi lavori, con un'opera, con una mano di pittura sulla casa comunale, perché hanno tentato di cancellare con questa mano di pittura la loro inettitudine, non ci sono riusciti. Hanno tentato di confondere soprattutto le speranze di tanti giovani in questi mesi, elargendo borse lavoro e promettendo dei posti di lavoro. Hanno mortificato e continuano a mortificare le speranze di tanti giovani in cerca di occupazione. Non è questa la nostra idea di sviluppo occupazionale su questo comune. Ancora, e concludo, hanno detto che i nostri riferimenti istituzionali sono venuti qui a fare passerella, a prenderci per mano. Non abbiamo bisogno di essere presi per mano da nessuno, siamo forti delle nostre idee, della forza delle nostre idee. È il territorio che ha bisogno di questi riferimenti istituzionali. E allora oggi, e concludo, io vi invito a guardare una cosa, guardate le 3 liste, leggete i programmi. Da una parte vi troverete una lista disorganica, una ammucchiata di persone che non hanno nulla in comune e che non hanno più nulla da dare e da dire, e l'hanno dimostrato in una campagna elettorale infangata solamente dalle ingiurie. Guardate la nostra lista. È una lista che porta all'interno delle persone che da prima hanno fatto una scelta di coerenza e alla quale si sono aggregate volti nuovi, volti giovani che hanno tanto da dare a questa politica, a questo nostro territorio. Osservate le liste, valutate bene. Il 15 e il 16 maggio avete la possibilità di fare una scelta importante per il futuro di questo nostro territorio. Da una parte noi abbiamo la possibilità di tramutare in fatti le idee che vi stiamo proponendo, perché abbiamo le spalle oggi ben coperte da tanti riferimenti istituzionali e l'avete visto negli ultimi incontri. Abbiamo la possibilità di ridare con la forza delle nostre idee, del nostro programma, la speranza e quel giusto posto, non solo nel comprensorio cilentano ma nell'intera provincia di Salerno e a livello nazionale, che Castellabate merita. Il 15 e il 16 maggio votate la lista numero 1 con candidato a sindaco Costabile Spinelli. Grazie.